fatto pochissimo. Ho una notizia importante che ci ha dato adesso l'avvocato Massei, che penso che supererà tutto. Se no, mi pare importante il fatto che il ministro abbia ritenuto opportuno interessarsi a questo problema, non credo che rimane a mezz'asta. Dovrà andare a trovare uno sbocco questo interessamento, in qualche modo. Abbiamo visto se, la digna di Gericcioli ma se verrà a conoscenza della situazione reale, credo che non potrà fare a meno il ministro di consegnare questa situazione a chi di dovere, cioè Angona. Secondo, perdonami, poi non intervengo più, Mario. Il nostro polverone, questa è una piccola cosa che voglio dire qui dentro, un piccolo, ma non è un segreto, ma poi me lo insegna l'avvocato. Quando, se vuole solleva un polverone, se tu scrivi a uno potrebbe insabbiarlo. Se tu cominci a scrivere al prefetto, alla procura, a Santa Madonna, a tutti quanti, è difficile che poi qualcuno più in alto non possa far finire niente. Certo. No, ma poi è stato utilissimo tutte le documentazioni che gli hai mandato, perché lì c'è stato nel mezzo la vita di un bambino, in conseguenza delle lacune della struttura di quel nosocomio, quindi non è che il ministro non la può tenere in considerazione, infatti la prova è questa. Io però volevo dire, secondo me, perché qui in materia di diritto, di giurisprudenza, di esito, la certezza non c'è, però io sono convinto che la nostra battaglia, la vostra battaglia, del vostro comitato, che siete stati bravissimi, che è stata portata avanti con il ricorso, sono convinto che questa battaglia si vincerà sicuramente. Perché avevamo avuto un dubbio con il primo responso del TAR, quando ad Osimo ha negato la sospensiva. Io ho letto la sentenza e diceva la sentenza di quel tribunale, di quel presidente che poi è cambiato fortunatamente, diceva che le osservazioni fatte sulla competenza da Carvani, dall'avvocato Carvani, non erano condivisibili da questo giudice. Cioè, l'avvocato Carvani, che è l'avvocato di Osimo, aveva mostrato ricorso sostenendo, giustamente a mio avviso, che la determina con la quale è stato chiuso il punto nascita è una determina illegale ed illegittima e per eccesso di potere, perché è fatta non dalla giunta ma dal direttore generale sanitario e dalla sua equipe. Cioè in attuazione, dice la determina, in attuazione delle delibere precedentemente fatte dalla giunta Spacca. Allora io, quando ho letto questo, pensavo che la giunta Spacca, lo diceva più con Mario, ma allora dico, nel 2012, nel 2011 la giunta aveva stabilito la chiusura di questi ospedali. Perché se la determina del direttore generale dice che deve, porta questa decisione in applicazione, in attuazione delle delibere fatte, deve stare scritto lì. Io sono andato a leggere tutte queste delibere. Non c'è nessuna decisione presa dalla giunta Spacca in ordine alla chiusura di questi tre nosocomi. Nelle giunte, nelle delibere di giunta che sono state portate dalla determina a sostegno della decisione, si parla soltanto, per i punti nascita, di applicare, per quanto riguarda la chiusura, la disciplina dei punti nascita, quanto stabilito dall'accordo Stato-Regione. Niente di più. Non si fa riferimento né San Severino né Osimo né Fabriano. Allora, come può il direttore generale fare una decisione di chiusura di questi nosocomi se non c'è a monte la delibera, la decisione dell'organo giudicante, cioè di chi comanda? Se non c'è a monte la delibera della giunta della Regione Marche, che pare che ci abbia la delega al Consiglio per poteri totali, diciamo, in ordine alla sanità, o comunque o della giunta o del consiglio, cioè se non c'è a monte la decisione dell'organo deliberante che decide di chiudere questo ospedale, non c'è. La determina è stata fatta quindi di iniziativa del direttore generale, è una determina nulla. Allora voi mi direte, ma come mai il tribunale amministrativo inizialmente ha dato torto a Calvani? Dico a Calvani, non a Osimo, cioè alle deduzioni di Calvani, quando affermava che la determina non era legittima. Non lo so, perché l'errore è marchiano, lo capisce Jungen, il bambino da 2 anni, e che il direttore generale non si può sostituire all'organo deliberante a chi decide, deve solo attuare quello che ha deciso l'organo deliberante.
come mai il tale l'ha bocciata? Qui diceva l'avvocato Massei, l'orientamento giudiziale, abbiamo fiducia nella magistratura. Sì, però ecco, ognuno totte capita, totte sentenza. Ma io ho un altro sospetto, tribunale amministrativo, regionale, regione, direttive, che qui bisognerà attuare, lasciamo perdere questi rompiscatole, attuare quello che vuole fare la giunta e diamogli torto. È successo che l'avvocato Calvani ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato subito, senza pensarci nemmeno un minuto, gli ha dato ragione. E allora io dico, com'è possibile che gli ha dato ragione? Perché Osimo sta sotto i mille lati, i mille parti. Sta sotto i mille, quindi deve essere chiuso. Perché non sta in zona svantaggiata, ma sta in zona lungo la costa, in zona agevole, comoda. Quindi non c'è nessun motivo di merito sostanziale per poter sostenere il ricorso. C'è solo un motivo di illegittimità, quindi di errore formale sulla determina, è tanto chiaro. E guarda caso, nel frattempo, il presidente del Tribunale Amministrativo Regionale è cambiato, c'è venuta una donna. E io dissi, penso che ci porti fortuna, perché almeno la donna capirà quello che significa di nascita, partorire, decorso, eccetera, eccetera. Però non è che sono scesi nel merito del Tribunale Amministrativo Nuovo. Quando ha saputo che il Consiglio di Stato ha approvato quello di Osimo, e si sono telefonati, ha detto come mai. Ha accolto subito il diket immediato, quello di Fabriano è il nostro. Ora, noi con Fabriano e Cosimo non ci abbiamo nulla da spartire. Perché Fabriano come può legittimamente sostenere l'apertura del suo punto? Solo sulla base di dire che è una cittadina di 30.000 abitanti, 25 non so quanti, e che non c'è un punto nascita, e che deve andare a Iesi, che è lontano, a Scopo, eccetera. Però, per legge, in base all'accordo Stato-Regioni, siccome è stato a 500 nati, parti annui, a 400, sotto i 500, anche se sta in zona interna, non può chiedere l'apertura, il mantenimento del punto nascita, perché sta sotto il parametro di legge. Quindi non è che ha ottenuto questa sospensiva per motivi di merito, ma ha ottenuto una sospensiva, secondo me, io non l'ho letta senza, ma sicuramente è così, perché ci sono motivi formali, cioè perché la determina che ha fatto la regione è nulla. Quindi io sono convinto che il 19, quando sarà accolto il ricorso, sarà bocciata la determina, su questo possiamo stare tranquilli, secondo me mi ci tocco la testa, ma è così, perché non vale proprio niente, c'è la gabinetto, c'è Riccioli con la determina. Ha ragione Fabriano, no? Eh? Fabriano sta secondo i giorni nostri. No, Fabriano non sta sotto niente, perché sta contro legge, perché non c'ha 500 nati, ce n'ha 400. Però sta una zona svantaggiata. Sì, ma sta sotto i 500 per legge, per l'accordo Stato-Regione. L'accordo Stato-Regione ha stabilito due parametri. 1000, parametro generale, 1000 nati l'anno per tutti i punti nascita che stanno nel territorio dello Stato. Ad eccezione dei territori svantaggiati dove non si può attuare il servizio trasporto assistito materno, allora è sufficiente il numero di 500 nati, questo è il parametro. È un'altra precisazione che voglio fare, qui c'è stata sempre la confusione tra 500, tra deroga e non deroga. San Severino, siccome sta sopra i 500 nati, non deve chiedere nessuna deroga perché sta ampiamente nei limiti di legge, capito? Per cui noi con Fabriano non abbiamo niente che spartire, noi stiamo in regola, perché siamo sopra, né Cosimo, perché Cosimo sta dove sta, noi stiamo qui. Mario, perché l'accordo allora? Accordo perché la determina, perché il documento con la quale è stato chiuso l'ospedale di Fabriano come il nostro, come Osimo, è fondato su una determina fasulla che l'ha fatta il direttore generale, che non è competente. E ecco, allora automaticamente dobbiamo... Tutti, automaticamente questo... tutte e tre saranno cancellate e la determina sarà annullata. Basta, io che ci vado mai, non faccio più l'avvocato, però mi ci vado la testa, perché solo questo è il motivo. Il motivo formale è questo che dice l'avvocato, però per adesso abbiamo solo una pronuncia sulla sostanza. Sì, c'è in realtà non scende nel merito di Parra, come l'avvocato sa e ci ricorda, non scende nel merito. Cosa vuol dire? Che per ora c'era un pericolo tra i due, in quella stringata motivazione c'è scritto che tra i due interessi, cioè tra quello e la chiusura,
è quello dell'interesse costituzionale dei cittadini a poter partorire in questo momento, prima di studiare bene le carte, è ovvio che prevale quello dei cittadini. Quindi per questo motivo è stata bloccata. Certo, in questo motivo. Però quello che dice l'avvocato è giusto, cioè nel merito, ma non è che voglio dare lezioni, è quello che abbiamo visto nella giurisprudenza insieme al collega. Le sentenze, perché già ce ne sono state tante, perché l'accordo Stato-Regioni è del 2010. Va bene, dal 2010 in alcune regioni, allora lo Stato nel 2010 si è accordato con le regioni, da noi è stato ferma la situazione, ma dal 2010 al 2015 ci sono tante sentenze già in Piemonte, in Basilicata, in Abruzzo, dove alcune situazioni come le nostre si sono presentate prima, e quindi i tribunali amministrativi regionali, i vari TAR, perché ce ne sono le Marche, uno in Abruzzo, uno in Piemonte, hanno già deciso. E purtroppo nel merito della questione il 500 parte è stato ritenuto un prerequisito, cioè per poter sindacare se hai diritto a mantenere o no il punto nascita, queste sentenze in varie parti d'Italia dal 2010 ad oggi hanno detto: se non raggiungi i 500 stai fuori con l'accuso. Quindi se non c'hai i 500 Fabriano non ce l'ha. Nel merito penso che sia una situazione drammatica, ecco perché avevano fatto ricorso alla deroga Lorenzini, perché così com'è, se non raggiungi 500 non puoi andare a sindacare. Quindi questo requisito, prerequisito viene definito, ce l'abbiamo noi e Osimo, ma insieme a questo prerequisito ce ne vuole un altro, che è quello della zona svantaggiata. Chi ce l'ha? Ce l'abbiamo solo noi, perché a Osimo gli manca quello della zona svantaggiata. Quindi in teoria le argomentazioni in teoria migliori, sì, ma intanto ci fermiamo il discorso formale, però speriamo. E questo è un altro vizio, certo, se fosse accolto questo è quello che dice l'avvocato, in effetti è un problema che è stato sostenuto da tanti, certo, solo che stato dato il potere di decidere, tra l'altro cosa straordinaria. Oggi ho letto un'altra dichiarazione che volevo confrontare con voi e capire se ho letto bene. Cerriscioli addebita, dice sostanzialmente, quasi c'è una posizione critica, cioè se taglia quasi fuori, se ho letto bene oggi una dichiarazione, come dice, sai, non è tanto convincente, questa, no, dice più o meno dice, la politica sanitaria, anche se non è tanto convincente perché è stata decisa poi dai dirigenti, è di una gravità inaudita, lo dice, mi pare una cosa del genere, avete letto su Trafiletto? Io ho letto, ho trasalito. Ho capito, si distacca. Questo è forte. Si distacca da questa. Si distacca, cioè è una cosa di allucinante, una cosa del genere. Ha lanciato il sasso nascosto la mano, l'ha fatto fare diretto del generale. È qualcosa di è veramente qualcosa di veramente fare apprendere. Se questo è il concetto, voglio dire, qui siamo veramente alla follia, cioè qui parliamo, non so se avete mai visto in televisione i pappagalli, no? Il ventriloquo, c'è il pappagallo che parla e un suggeritore dietro, non so se avete visto, ma c'era uno sketch anche simpatico, ce ne hanno fatti tanti in televisione, no? E propongo di fare una bella vignetta con Cerecioli che parla e un ventriloquo dietro che gli suggerisce, perché questo è il punto, una bella vignettona, però perché penso che questa è la realtà. E poi dietro chi sono i mandanti più o meno si stanno nella nebbia, si stanno gradando, si capisce chi è il suggeritore. Però ormai se potranno continuare in questa politica, questa dovrà tornare, cioè non concederanno più la determina, però dovranno ritornare sull'argomento. E il pericolo è, anzi la certezza secondo me, è che faranno la delibera di Giunta. Allora, fanno marcia indietro, se mangia quello che hanno fatto, che vogliono fare adesso, perché secondo me non ci credo, vista la testardaggine del questo presidente, anche se non capisce niente per questo fatto del direttore sanitario, eccetera, eccetera. Faranno la delibera di giunta regionale probabilmente. Allora è lì che il comitato, che voi non dovete rifare un altro ricorso, dovremmo rifare un altro ricorso e batterci sul merito della questione, cioè sul discorso dei 500, sui dati che noi superiamo, se siamo zona interna, la stamma non si può fare perché la zona montana, perché abbiamo frazioni a 20-30 km nella montagna, strade curve, ghiacciate di vento, eccetera, eccetera, per cui si può sostenere benissimo il mantenimento del punto nascita perché siamo nei limiti di legge. Per di più, c'è un altro fatto importante: la sensibilità dimostrata dal ministro Lorenzini,
che a seguito di quelle sentenze e decisioni che diceva anche l'avvocato Massei in Abruzzo, Sicilia, eccetera, cioè dei comuni dove come Penne, per esempio, Adri, eccetera, dove ci stanno punti di nascita di 200 a parte anno, 300, che si sono rivolti al ministro, che il ministro che ha ritenuto opportuno di fare quel famoso decreto che demanda alla regione la possibilità di chiedere la deroga per mantenere in vita i punti di nascita sotto i 500 nati. Ecco la deroga dove essere operata. Per quelli lì, per quei punti di nascita sotto i 500. Se il ministro ritiene che in qualche caso debba rimanere in vita punti di nascita sotto i 500 nati, a maggior ragione su un comune che è capofila di comunità montana, che ha 78 comuni in zona prettamente montana, perché Piora, Fiuminata, Sempre, Santa Antonia, eccetera, eccetera, ma anche San Severino, che ha frazioni tipo Isola, tipo Frondale, Poggio San Vicino comune, ma come fosse la frazione di San Severino, Stigliano, eccetera, a 20-25 km dal centro capoluogo, e in costecco, con strade medievali, no? Perché starete, la Sandera, dove non si può fare la stalle. E questo è la cosa fondamentale. Sì, ma però non è una cosa. Ma no, fammi finire il discorso. Secondo me noi possiamo sostenere che sarebbe meglio se la regione non ci fosse, perché noi ci porta danno. Va grave, perché la regione non rispetta la legge, quello che la legge ha stabilito per le zone nostre. Dovete sapere che la regione, io sono stato sindaco a cavallo tra il periodo dove non c'era la regione, nel 70, e dopo la regione. L'ospedale di San Severino era già stato avviato prima che venissero le regioni, quando c'era il ministro Rivamonti, io con l'onorevole Bosch, che l'abbiamo postato. Poi è stato fatto quando sono venute le regioni dopo il 70. Ma le regioni sono nate soprattutto per lo scopo principale di riequilibrare i territori e le zone interne, per evitare lo spopolamento, ma lo dice lo statuto regionale, non lo dice solo la Costituzione italiana, le leggi sulla montagna, eccetera, eccetera, ma lo statuto regionale. L'Italia è fatta prevalentemente dalle Alpi e gli Appennini, di zone montane, che hanno bisogno di avere lo Stato vicino perché i servizi, perché le popolazioni siano incentivate a rimanere in queste zone, se no si scopre tutto, se no diventa tutto un problema geologico, tutte frane, tutte. Allora la regione invece è venuta alla regione, questa nostra, questo fatto qui, questo è gravissimo secondo me. Non ha parlato, nessuno ha parlato, cominciando da quel, non voglio dire l'epiteto perché sennò mi viene una querela, però politicamente parlando, nessuno ha parlato del parametro dei 500 nati. Ma voi avete sentito Gobi, presidente della Commissione Sanità della Giunta Spacca, quando ha fatto il parere sul parere sui punti nascita? Lui, di Tolentino, rappresentante delle zone interne, ha parlato per caso dei 500 nati e del parametro che c'è previsto nelle zone montane? No! In regione si è mai parlato di questo parametro per le zone interne? L'avete sentito mai parlare voi? No. Allora che sta a fare la regione? Sta per farci danno, per portarci danno, meglio che non ci sia. Ma questo cittadino a chiare note. Ci faremo 500 cause perché c'è la legge che ci protegge. Sì, ma un assessore agli aree interne alla montagna, lo sapevate che c'è? Un assessore con delega alle aree interne. Alla giunta? Alla giunta di Sciabichetti, no? Lo sapevate? Ma come Sciabichetti? Ha detto che all'ambiente. Nessuno ha parlato di questa storia delle zone svantaggiate, nessuno in regione, ma come, ma è gravissimo, di Tolentino. Io glielo ho detto qui la sera quando venne su, ti ricordi che tu lo chiamati? Io dissi, ma insomma c'è la legge, perché non lo metti sulla concertazione? Non lo posso fare. Prima mi disse, glielo avevo detto prima di conoscere la legge, l'accordo Stato-Regione, mi disse, tu vuoi quella legge? Allora posso modificare il parere. Dopo, quando sono andato a leggere l'accordo Stato-Regione, che era come prevedevo, anche se aveva, mi disse, ma padre, sta scritto lì, ma come mai non l'ho letto? Sei presidente? Ma non posso fare. E allora si vede che c'è che cosa ha fatto qui. La legge è più precisa di Stato-Regione.